introduce delle innovazioni significative dal punto di vista, da un lato, del blocco al consumo di suolo, diciamo, non necessario, quello non strettamente necessario, e dall'altra semplifica appunto in maniera significativa una serie di interventi interni alle aree già urbanizzate. Questi i cardini della nuova legge per il governo del territorio votata dal Consiglio regionale. Viene data più autonomia ai comuni nelle aree urbane, semplificando le procedure dei loro piani strutturali con tempi certi. I comuni avranno 2 anni al massimo e anche la regione si è data tempi ristretti per l'approvazione. Il consumo di suolo però sarà molto limitato. Consumo zero per quanto riguarda nuovi insediamenti residenziali, per i quali è prevista la possibilità di intervenire sui margini urbani poco qualificati, e lì potrebbe esserci, come dire, qualche consumo ma molto minimo, finalizzato a garantire la qualità degli insediamenti, mentre fuori dal territorio appunto urbanizzato non è prevista la possibilità di nuovi insediamenti residenziali. In caso di nuove costruzioni fuori dalle città invece, insediamenti produttivi o turistici, sarà una conferenza di copianificazione a decidere. Se esiste già un piano intercomunale approvato, prevarrà la maggioranza, altrimenti la regione avrà diritto di veto.